grande mitico Marco Di Maio, Jimmy Lawrence, Pino Dano, come stai? Il peggio è passato. Quello che doveva essere il sindaco di Bologna, purtroppo ha cambiato due parole, dai. No, grazie per l'introduzione, perché mi ha ricordato una pagina bella della mia vita. No, vi dico, per sdrammatizzare, vi dico solo una cosa, che i medici ne ho incontrati tanti da un mese in questa parte. Mi hanno detto adesso devi prenderti la vita con più calma, rispettare gli orari, fare ginnastica, mangiare 5 volte al giorno e poi goderti finalmente il Bologna, le partite, tanto adesso la situazione è tranquilla. E cosa vi devo dire? Io sono in circolazione da una settimana, ecco, da una settimana direi che tutto bene. Io devo solo aggiungere che ringrazio naturalmente tutto lo staff, i ragazzi che sono venuti questa sera e soprattutto voi, perché non sono parole di circostanza, ma lo hanno detto un po' tutti i presidenti che sono passati. I presidenti delle squadre passano e la squadra e i tifosi restano. Allora l'ultimo appello. Speriamo, non possiamo dire altro che speriamo che ci sia una soluzione dietro l'angolo. I giocatori, non ho il minimo dubbio, faranno tutto il possibile per onorare la maglia in queste settimane di passaggio difficili. E poi speriamo veramente di uscire da questa situazione, situazione per la quale tutti abbiamo un po' di responsabilità, anche pesante, perché molto spesso si è pensato che una squadra di calcio fosse esclusivamente un evento sportivo e basta. Invece una squadra di calcio è una città e soprattutto è una città vasta, perché quando diciamo Bologna metropolitana, siamo qui non a caso a Crespellano, ci sono due club diversi, sono i Tranvieri, c'è Savignano, è un'area vastissima, tutto il bolognese tifa Bologna e non solo, e quindi è un patrimonio che non possiamo disperdere. Detto questo, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie Maurizio, aspettiamo dopo con la letteria. Se riesco. Se ne manca uno è lo stesso. Benissimo, maglia, mezza manica, Bologna, colore indistinguibile, semi tabacco, perché non è proprio, cos'è nocciola, tacchino, tacchi, questa, 3-5-1, la maniera del Bologna, 3-5-1, eccolo, tacchi, colore tacchi, ha detto. Fai pure vedere a Baldo il notaio. Ce l'avevi una maglia di quel colore lì? L'hai visto che era bene? Poi ti cazzo. Grazie. È il parrucchiere di Savignano, tanto per la privacy. Benissimo. Il libro di Andrea Vigardi. Torri, presidente del circolo, bella Torri, quanti ne hai di libri di Vigardi così? 7. Porta la sciarpa così generica da
secco. Sciarpa del Bologna, via. Numero 2. Adesso fra un po' che ha solo Lotero. Bellissimo. Chiara D'Assisi, nata a Bologna, il... Sentivo il tuo socio. Pianzola dell'Emilia, digitale terrestre, dicono scosso un po', però il mitico Vargil pensa che attacchi il decoder alla macchina del caffè. C'è un sasso dentro adesso. Esatto, se non funziona non lo cercate noi. Thank you.
signore, giovanissimo, no, no, no. Polemico, è polemico lui qua. Per il Bologna, fino alla fine.